eccoci. Allora, come sapete, credo molti di voi sapranno, insomma, penso che la maggior parte di voi sia inclusa finanziariamente, come si dice oggi, integrata finanziariamente, cioè abbia un conto in banca. Penso che la maggior parte di voi, se è su internet per ascoltare i miei sproloqui, sarà anche su internet per fare cose più utili, come per esempio gestire il proprio conto in banca. E quindi penso che una percentuale significativa di voi avrà, se diciamo i dati sulle quote di mercato non sono del tutto menzogneri, il conto in banca dove ce l'ho io, che ce l'ho una delle top 5 italiane, non dico quale perché non è uno spot pubblicitario, poi voglio dire, il mercato italiano è talmente concentrato, è uno dei più concentrati in Europa, per cui insomma non è che... E quindi penso che la maggior parte di voi, o comunque una percentuale rappresentativa di voi, non inferiore al 30%, fin da settembre abbia visto, accedendo al proprio home banking, un simpatico pop-up, come si chiamano quelle finestrine che si aprono, ti rompono le scatole, quindi io di solito le chiudo alla velocità della luce, più o meno recitava una cosa del tipo: dall'anno prossimo partono le nuove regole sul default, informati qui o informati più tardi. E naturalmente penso che tutti voi, quale che sia la vostra banca e quale che sia la vostra fede calcistica, la vostra fede religiosa, il colore della vostra pelle, eccetera, eccetera, abbiate cliccato su informami più tardi, perché naturalmente a ogni giorno basta la sua pena. Ma che fa questo? Vabbè, follia, niente. Era uno che voleva farsi tamponare da me, ma non c'è riuscito. Allora, i nodi però vengono al pettine. E adesso anche il meraviglioso mondo della politica, quello che vedete voi, cioè quello che i media vi fanno vedere, si è accorto del fatto che le regole in base alle quali un creditore viene considerato cattivo creditore diventano molto più stringenti a partire dall'inizio dell'anno. È una novità? No, è chiaro che non è una novità. È una buona notizia? No, non è esattamente una buona notizia. E quindi, se non è una buona notizia, viene dall'Italia o viene dall'Europa? Beh, ovviamente viene dall'Europa. Il quadro regolamentare è cambiato da tempo, ci sono state anche, chi segue diciamo il dibattito ricorderà l'audizione per esempio del dottor Jacquet al Parlamento Europeo, tenuta a settembre, dove si metteva in guardia contro una serie di problemi che le regole, che già erano inadatte in periodi di crescita, per quanto stagnante ma crescita, sono ovviamente inadattissime in periodi di recessione, disastrosissima recessione. Non è che ci voglia un genio a capirlo. Vorrei sempre ricordare, e questo lo ripeterò fino alla nausea, che diciamo il Covid fornisce una facile scappatoia a quelli che finora hanno detto che la terra era piatta, che ne so, che la moneta si scavava nelle miniere, che l'austerità faceva crescere, che la carbonara faceva dimagrire, eccetera, eccetera, no? Perché adesso con il Covid è una specie di tana liberi tutti di questi cialtroni. Ma noi non dobbiamo dimenticarci mai, se vogliamo fare una valutazione seria di quanto profondo sia il crimine commesso contro il buonsenso dalla cosiddetta Europa, che prima non stavamo bene e che quindi le cose che ora vanno malissimo già prima andavano male e noi ne parlavamo già da prima. Qui il tema che diciamo, naturalmente ne parlavamo già da prima, e qui va fatto un discorso di verità e un discorso di serietà e un discorso di onestà. Nel nostro mettere in evidenza certi limiti di certe normative, noi non siamo stati mai appoggiati
in ambito bancario mi riferisco, mai appoggiati dalle categorie che fatalmente da queste regole sarebbero state danneggiate. Cioè noi abbiamo con grande patriottismo e con grande abnegazione lavorato nell'interesse di persone che ci sparavano addosso, lo ripeto, quindi da la di ABI alla Z di non so, ma insomma ecco. Dopodiché però dovete sapere una cosa che è importante. Noi non la prendiamo mai sul personale quando qualcuno ci spara addosso. Voglio dire, se un'associazione di categoria è intimamente legata a un partito politico o comunque a degli orientamenti politici ben definiti, per noi che siamo liberali questo non è un problema, ha assolutamente diritto di averlo e quindi ha assolutamente diritto di criticarci in base ad argomenti che non sono tecnici ma sono politici. Sarà poi agli associati decidere se vogliono associarsi a una certa linea politica o a un'altra. E quindi noi siamo andati avanti. Che cosa significa andare avanti? Significa che anche se ho visto che oggi sui social tutti se ne accorgono e probabilmente questo, ecco, prendiamoci anche la nostra parte di responsabilità, probabilmente è colpa nostra, non lo abbiamo comunicato abbastanza, abbiamo fatto ovviamente dei lanci, ma quando noi facciamo dei lanci per esempio, no? Alcune agenzie tipicamente o ci tagliano o non ci pubblicano, cioè, per esempio lascia perdere i giornali, sui giornali si potrebbe aprire un dibattito, è assolutamente ovvio che ci sia una linea editoriale, sfugge che la linea editoriale ce l'hanno anche le agenzie di stampa che in realtà dovrebbero dare la notizia, no? L'ultimo lancio che ho fatto io, cioè un'agenzia che vi immaginate quale è perché è la più diciamo sbilanciata in senso cosiddetto europeista, che un lancio inviato alle 11 l'ha mandato tipo alle 5 del pomeriggio, preferiscono bucare, cioè non dare una notizia, che per un giornalista in realtà dovrebbe essere un dato negativo, ma preferiscono non essere su una notizia che dare una notizia che, non dico, diciamo, che faccia fare un minimo di bella figura, che faccia vedere che noi esistiamo, che noi lavoriamo, no? Quindi è chiaro che è guerra totale, perché se tu vai contro i principi della tua professione al punto di non difendere gli associati che rappresenti, diciamo incorrere nell'incidente professionale che consiste nel non dare una notizia o nel non riprendere una dichiarazione di un politico importante se ti dà fastidio, è chiaro che siamo alla guerra di sterminio dal punto di vista diciamo del dibattito politico, alla barbarie assoluta, però amen, vedete che ve lo dico sorridendo, vedete che non me la prendo, vedete che su tutto stendo la cappa della mia indulgenza, perché queste sono persone che non hanno capito quello che sta succedendo e quindi vanno a accompagnate con un sorriso e con serenità verso l'inevitabile destino, che si riassume nella frase che quando non ce ne sarà più per nessuno, non ce ne sarà nemmeno per loro, nonostante quello che loro pensano. Vabbè, comunque, volevo andare sul dato di cronaca e darvi la singolare notizia che, stranamente, mentre, diciamo così, il PD, tutto tronfio dei grandi risultati ottenuti, considerava liquidato il tema banche in Europa, mi ricordo che quando andammo io e l'onorevole Garavaglia dall'onorevole Tinagli a dirle guardi che noi sui dossier bancari ci siamo e se avete diciamo bisogno del nostro sostegno in Italia o in Europa per portare quindi al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo per portare avanti delle battaglie che vadano a difesa delle nostre banche, ci troverete sempre al vostro fianco. Risposta della Tinagli: il problema degli NPL non esiste più. Ah vabbè. Io e Massimo ci guardammo negli occhi sconsolati e poi parlammo di altro, non so, di calcio, di cucina, di giardinaggio. Di che vuoi parlare con uno che nel 2019 ti dice che il problema degli NPL è risolto? Nel 2019! Risolto da chi? Da Gualtieri. Come? Col calendar provisioning, cioè con quelle regole di cui tutti oggi denunciano la tossicità, ma che poi Gualtieri in audizione, non più tardi della settimana scorsa, ancora difende. Vabbè, amen, cioè voglio dire, questa è cecità ideologica. Io sono un fautore dell'ideologia. L'ideologia ci deve essere, perché chi milita per un partito, chi si impegna in una battaglia, deve avere una... possibilmente chiara, possibilmente sensata, possibilmente condivisibile, almeno da se stesso, ovviamente non dai suoi avversari, linea
che permetta di tradurre degli ideali e dei valori in prassi politica. Questa per me è l'ideologia, l'idea che quello che pensiamo oggi lo decidiamo vedendo che cosa si dice su Twitter, secondo me, o che cosa dice la piattaforma. Ovviamente dal mio punto di vista è totalmente fallimentare, infatti noi non funzioniamo così, però l'ideologia non ti deve accecare. Cioè, tu non mi devi occupare una posizione importante come una presidenza di commissione al Parlamento europeo e pensare che un problema è risolto per il semplice motivo che in cui militi tu, perché a questo punto tu mandi per aria il paese. Comunque, vabbè, qual è il dato? Il dato è che di quella cosa di cui oggi si accorgono tutti, siccome noi ce ne eravamo accorti un po' prima, ovviamente, come sempre accade, noi che veniamo accusati di non essere in Europa, noi che veniamo accusati di fare il male del paese perché in Europa abbiamo un atteggiamento di negazione e di ostruzione, ecco, noi, ecco, però ce ne eravamo accorti e quindi, conseguentemente, il nostro Zanni e Marco Campomenosi erano andati già ad incontrare, già a settembre, la commissaria McGuinness, una serie di incontri informali senza tante trombe, squilli di tromba, flash, paparazzi, per cercare di capire se vi erano margini dal lato della commissione per ritornare su una normativa oggettivamente disastrosa. E poi a seguito di tutta una serie di incontri, il 3 novembre hanno mandato una lettera che trovate nel social Azzurro Gabinetto, cioè l'ho postata lì, poi la posto anche nel social Decente, segnalando l'esistenza di questo problema. Allora cerchiamo di capirci anche un attimo su come funziona. Quando si arriva a scrivere una lettera a una persona che occupa un ruolo di quel tipo, non è che succede che uno si sveglia la mattina e dice: che faccio oggi? Ma scrivo, non so, a Sua Santità Francesco, scrivo al signor Presidente della Repubblica, scrivo al Commissario Europeo. Evidentemente prima c'è un lavoro di confronto, che passa da un confronto, diciamo, con gli uffici, che passa da un confronto diretto, che passa per valutare, diciamo, per venirsi incontro su quale può essere il contenuto di un gesto politico, che se fatto in modo estemporaneo, diciamo, come nello stile della casa lì, della scatoletta di tonno, finirebbe accartocciato e nel cestino. Questo è del tutto ovvio, e ovviamente ci deve essere anche un coinvolgimento degli altri stakeholder, compresi quelli che ti sparano addosso ma poi sotto banco vengono a chiederti: per favore mi dai una mano, visto che sei l'unico qui che parla inglese, vai a parlare te col commissario che è irlandese. No, perché c'è anche questo problema qua, nel meraviglioso e sfaccettato mondo dell'Europa ci sono anche problemi oggettivi per cui diciamo così i bravi e i colti e gli europeisti spesso non riescono ad avere una relazione con le istituzioni europee. Primo, quello di parlare inglese come il compianto Totò, che diciamo ci ha dato tante soddisfazioni. Veramente noi io volevo savoir era un pochino più francese, ma insomma ci siamo capiti. Non è che tu puoi andare da un commissario europeo con quel tipo di skills linguistici, no? Perché chiaramente non può funzionare così, e non puoi neanche andarci con l'interprete, quindi diciamo devi aver studiato qualcosa, insomma, devi aver studiato qualcosa e devi star continuando a studiare. Questo solo per dirvi che noi continuiamo ad avere i media che ci sparano addosso o che ci silenziano, e va bene, ci sta, diciamo, a buon rendere, che vi devo dire. Oggi va così, domani andrà in un altro modo. Non scusate, voi sapete che io, cioè, sono nel dibattito da 10 anni, no? L'ho fatto sto dibattito, e sono da 10 anni in televisione 1 contro 5. Mi avete mai visto lamentarmi? Ma chi se ne frega? Tanto me li mangio tutte e 5, cioè, ma non perché me li mangio io, perché se li mangiano i fatti, e se li mangia naturalmente, certo, anche la personalità, la forza delle proprie idee, il carisma, il quello che vi pare, ovviamente conta, ma soprattutto contano i fatti. Tutti dovranno riconoscere che avevamo ragione, e ovviamente tutti ci silenziano nel momento in cui questo accade, ma chi se ne frega, insomma, non è questo il punto. L'importante è che lo sappiate voi, l'importante è che voi sappiate che esiste anche un modo di relazionarsi con una istituzione che, continuo a dire, dal mio punto di vista è dannosa e ostacola
è un ostacolo molto pericoloso sul cammino della pace e della convivenza pacifica fra gli stati geograficamente e culturalmente europei, ma siccome è lì, sappiate che noi ci parliamo e ci parliamo in modo costruttivo e che quelli che ci accusano di fare il contrario, in realtà, quando si tratta di rimediare ai disastri da essi fatti, si dileguano e lasciano che a parlare con il Moloch andiamo noi, perché noi sappiamo quali sono i problemi e perché noi parliamo la lingua del Moloch. Tutto qui. Che vi devo dire? Forse dovrei dirvi tutto qua, ma io preferisco, istintivamente a me viene tutto qui. Ecco, basta, basta. Riusciremo a fare qualcosa? Ma non lo so, secondo me sì. Cioè, su queste regole si tornerà per un motivo molto semplice, che le nostre banche, gli va riconosciuto, non sono in condizioni peggiori di quelle tedesche. E quindi esattamente per lo stesso motivo per cui per questa Europa, come si è capito, un bambino tedesco vale più di un bambino greco, una banca tedesca vale più di una banca italiana. Quindi se le regole danneggiassero solo noi, amen, si rassegnerebbero a vederci schiantare. Ma siccome queste regole ho il vago sospetto che danneggino anche loro, avere aperto un'interlocuzione con la Commissione si rivelerà una strategia di successo, nel senso che limiterà i danni. Il massimo che puoi fare in Europa, diciamo così, è limitare il danno, diciamo, e questo proviamo a farlo. Ovviamente questo successo se lo intesteranno quelli che mesi dopo il nostro intervento faranno il titolone sparato a 7 colonne sulla stampa libera, indipendente e sovrana e diranno: siamo stati tanto bravi, siamo andati noi. Ma i fatti stanno in un altro modo. E io vi posso dire che il tempo è galantuomo, quindi a me non preoccupa molto mettere il cappello sulle cose. Ho fatto tante cose su cui non ho messo neanche la firma in Parlamento, perché sapevo che chi era del settore avrebbe saputo chi era intervenuto per rimediare e limitare ai danni del PD, sostanzialmente, perché poi se si parla di danni si parla di Europa, cioè si parla di PD. Quindi vabbè, insomma, viviamolo con serenità, però ricordiamoci che quando ascoltiamo certi resoconti giornalistici, ecco, appunto, sono resoconti giornalistici. Basta la parola. Grazie.